Ecco, già litigano sui posti. No, no, no. Come la catena di montaggio. Allora, e qui voi siete una coppia particolare, non di fatto, intanto lo so, subito con chiarezza. Su questo palco ho già qualche anno fa intervistato Bonomi, che poi è andato avanti nella sua azione. Invece la prima volta, complimenti per le calze, intanto a Marco De Benedetti, che qui siamo una in lusso, ci sarà qualche venditore, qualche produttore come, di calze che già come piange. Cuccinelli, Cuccinelli. Anche Brunello. Anche Brunello Cuccinelli. Va così, mai le calze. Non è mai stato citato così tanto. Cuccinelli è ormai il nostro arbiter assoluto. Allora, innanzitutto siete amici? Sì. E potreste dire il contrario? No, ma ci conosciamo da tanto. Questa è già un'altra cosa. Aiuta. Aiuta. E in quanto siete rivali? Siamo rivali ogni tanto su alcune operazioni. Possiamo ricordarne una in cui siete stati rivali? Rivali, diciamo. Rivali. No, amiamo le moto insieme. Abbiamo guardato motociclette. Siete stati rivali per Ducati? Ma rivali, cioè ci vediamo spesso su stessi temi, però non mi ricordo di una in cui c'è stato poi un testa a testa finale tra noi. Concordo. E per motivi che non stiamo qui a citare, l'impero di Bonomi è stato citato, è stato ricordato in questi ultimi giorni più volte. Qual è delle acquisizioni, dei marchi, quello di cui lei è intimamente più orgoglioso? Ma sai, sono tutti progetti che cambiano tutto il tempo, non ce n'è uno, sono tutti interessanti. Cioè, quando rimetti a posto le aziende, le globalizzi, hanno tutte le loro peculiarità. In questo momento Sergio Rossi è interessante, Aston Martin è interessante, sono tutti interessanti, non c'è un'azienda di cui ti innamori di più. Forse se vuoi su Ducati avevamo ancora un pezzo da fare, avremmo potuto fare ancora un pezzettino. Però. Quello è un rimpianto? Un rimpianto? Sì. No, perché ha continuato il suo progetto fino alla presentazione adesso qualche giorno fa del quattro cilindri, che era diciamo la svolta tecnologica per loro, adesso vediamo, prima dell'elettrico naturalmente. È vero che Aston Martin è stata una bella lezione data agli scettici, cioè ha cominciato poi a essere non solo un gioiellino, perché uno può regalare un bel gioiellino alla sua compagna, ma se poi quel gioiellino oltretutto si rivaluta nel tempo e diventa anche un motivo di gioia ulteriore. Beh, Aston Martin fino adesso siamo a metà strada e ci ha dato delle buonissime soddisfazioni. Non è facile un settore, in verità è la Ferrari che ha fatto vedere come si può gestire un'azienda piccola, ma in maniera positiva. Adesso vediamo, presentiamo la nuova macchina al 21, fra qualche giorno, e vediamo se l'Avante già il successo che ha avuto la DB11 oggi. E per Marco De Benedetti c'è una cosa di cui ti glori di aver acquisito, che nessuno ci credeva e hai dato una lezione, quelle cose, no? Ma che fai? Poi tac! Ma diciamo che allora noi siamo nel mestiere di investire i soldi e di guadagnare i soldi, io non mi vergogno a dirlo. E questo sì, ma nessuno è poi mai così, nessuno è mai così cinico da dire. No, però qui devo dire, c'è sicuramente il profilo diciamo finanziario, ci sono gli investimenti che sono andati meglio di altri, però ci sono anche dei progetti in cui ti innamori e che non sono necessariamente quelli certo. Che sono andati meglio. Noi abbiamo così come missione cercare quello di aiutare le aziende a trasformarsi. Per cercare di complementare con quello che possiamo portare il management, l'imprenditore che guida l'azienda. Visto che stiamo parlando di moda, uno dei progetti che mi ha appassionato di più è stato quello con Moncler, forse. Moncler, quando noi abbiamo rilevato Moncler, era 2008, era un marchio storico che però aveva perso molto smalto. Credevamo che avesse un potenziale importante, c'era un imprenditore di grande talento che l'aveva rilevato e era l'idea di vedere se riuscivamo, partendo da un marchio storico ma che aveva poca rilevanza, a creare un player di tutto rispetto a livello mondiale. È stato un lungo percorso dove credo che abbiamo portato
la costruzione dell'azienda, l'organizzazione, i processi che accoppiati alla creatività di Ruffini hanno fatto il successo. Ecco, quel percorso di vedere come un'azienda mese dopo mese riesce a portarla avanti, svilupparla, è sicuramente una cosa appassionante. Ed è una cosa che si vede. E poi anche che funzionata si... come investimento. Ecco, infatti. Quanto ha funzionato? Se ne può parlare tanto, uno dice. Noi abbiamo decuplicato i soldi. Buon investimento, obiettivamente, no? Bonomi, che è un esperto. Si poteva fare di più, certo, però stanno studiando. Si sono fermati un po' presto. Com'è? Si sono fermati un po' presto, potevano fare meglio. Però ecco, no, però lo accennava prima, no, quando diceva i rimpianti, perché dal punto di vista finanziario l'azienda, ero convinto di questo, ha continuato anche dopo la nostra uscita. Però io credo che il ruolo nostro, o perlomeno come lo interpreto io, sia quello come una... qualcuno che aiuta a fare un cambiamento e a fare un certo percorso. Credo che quando questo percorso è fatto il nostro ruolo non è più quello che era, e quindi è giusto anche fare un passo indietro, e ci sono altri soggetti che possono essere. Si può fare l'esempio opposto, che ci siete stati troppo, una situazione in cui siete rimasti troppo ed era meglio uscire prima? Per dimostrare che... Te le lascio Andrea. No, ci sono molti esempi dove rimaniamo troppo poco. Cioè, la nostra industria sta cambiando, gli investitori che sono poi dei fondi di pensione, delle università, diciamo gli investitori primari internazionali, sono ormai disposti a vedere i gestori forti con un piano, diciamo, ben fatto, di lasciargli fare anche più di 10 anni in un business. Per cui credo che ci saranno certi gestori che passeranno ad avere degli hold periods fra 10 e 15 anni. Questo diciamo, è la novità del nostro settore. Sì, è uno stile diverso. Credo che il mondo nostro del private equity è abbastanza variegato e ci sono specializzazioni e delle modalità diverse. Io quello che mi appassiona di più è quello del cambiamento, quindi è più un processo, e quando questo cambiamento che si è riuscito a portare in azienda l'hai completato, passo la mano a qualcun altro. E c'è un po' la logica del bounty killer, che non si volta, fa chirurgicamente quello che deve fare, in senso buono, cioè ci deve essere. Innanzitutto voi rendete conto dei soldi, e quindi non è che si può essere fare tanto i romantici, ma come si coglie questo con settori in cui c'è un tasso forte di creatività, emotività, che è una cosa diversa dalla finanza, obiettivamente. In realtà è la finanza che si coniuga a queste cose. Se posso, in questo settore, credo... Allora, è un settore abbastanza recente per il mondo del private equity. Il mondo della moda, se uno va indietro 10 anni, non c'era. Noi siamo stati tra i primi, adesso tanti altri hanno visto che è un'opportunità. Ma io credo che sia proprio quello, perché... lasciami esemplificare e oversemplificare. Ma io sono convinto che ci sono molte aziende che hanno un potenziale inespresso, perché tu hai magari un imprenditore, una forte creatività. Quando tu hai un buon prodotto che incontra i gusti del mercato, magari riesci a costruire un'azienda che fa 100 milioni di fatturato. Se tu vuoi costruire un'azienda che ha un miliardo di fatturato, il prodotto è necessario ma non è più sufficiente. Hai bisogno di tutta la catena produttiva, hai bisogno di una gestione di tutto il mondo del commercio elettronico, se sei nel mondo l'integrazione con i negozi. Cioè hai bisogno di un set di skill dentro l'azienda che sovente questi imprenditori hanno difficoltà a portare. Io credo che operatori come noi, in accoppiata, in partnership con la creatività, sono quelli che possono far fare il salto all'azienda. Ad esempio, quando ascoltavate Zanotti, lo vedevate come una... Io adoro Giuseppe. Una preda? È un'azienda che sono convinto, cioè, che Giuseppe ha un'enorme potenzialità, Lubenda, potrebbe fare di più. Cioè, l'apporto del private equity potrebbe fare un salto. L'apporto di qualcuno che lo aiuta, diciamo, esaltando quello che ha dimostrato essere capace a interpretare i gusti del mercato e le tendenze, probabilmente è cappato rispetto a quello che potrebbe fare. Volete fare le scarpe a Zanotti, perché la legge del contrappasso. È d'accordo, Bonomi?
Sulle scarpe Zanotti, no, no. Noi siamo Sergio Rossi. Per cui... io sono soggiogato, perché quando parla Bonomi ha la stessa voce di Shel Shapiro dei Rocks. No, è eccezionale, adesso lo sentirete, chi lo sa, è una cosa... No, certamente sono quelle aziende, come molte aziende in questo settore, se guardiamo per il private equity, naturalmente, storicamente un'azienda industriale era più semplice, poi ti puoi muovere verso light industry, che sono le automobili, gli occhiali, il design, dove stiamo lavorando su B&B e Floss. Quando ti avvicini alla moda, sono molto, aziende molto più fragili, che hanno bisogno del nostro apporto. E pochi hanno la capacità, perché rischi di schiacciarla, perché c'è la parte, diciamo, soft, che è la creatività. Però se guardiamo, è l'Eldorado, cioè l'ultimo posto dove il private equity non ha ancora trovato la metodologia per investire, perché sono delle aziende che prima pensano a corto termine, il loro non pensano a corto termine nel senso come strategia, sono business di corto termine, c'è cioè una moda, cioè vivono il giorno a giorno, il trend del mercato, stanno sul mercato, mentre se prendiamo il design tu cerchi di fare dei prodotti che sono in teoria infiniti, il tuo sogno è di fare una sedia che fra 50 anni è ancora moderna. Per cui ce ne sono tante, hanno bisogno del nostro aiuto, sono tutte mid-market e hanno tutte un cambio generazionale in atto. Qual è l'ultima acquisizione? L'ultima... Ogni anno no, l'ultima acquisizione bisogna aggiornarsi. Sono stati degli add-ons per B&B, abbiamo comprato Arclinea, che fa cucine, diciamo, qui nel nord-est, e stiamo rilanciando quello. E ce n'è un altro nel mirino? Qualcos'altro nel mirino? No, ma abbiamo sempre cose nel mirino. In vabbè, per quanto riguarda il settore che più può interessare il nostro uditorio. No, sì, credo ci sono un paio di transazioni, credo in questo anno, una nel fashion e una, diciamo, nel settore del design, che credo, che speriamo di riuscire ad arrivarci. Potrebbe essere uno di voi. Non lo sapete ancora? Questo è un talent. E per voi... Queste belle scarpe, un'azienda che si chiama Golden Goose, un'azienda basata a Venezia. Ecco, c'è chi dice che l'avete strapagata. Si vedrà. Lo sai, no? Lo ma sai che... Devo dire che noi abbiamo, come sempre, quando guardiamo queste aziende... Fate i vostri calcoli che sono diversi da quelli che fanno all'esterno. Devi essere competitivo perché purtroppo non siamo da soli, ma noi pensiamo che abbia un potenziale di crescita importante, siamo molto soddisfatti. Adesso aspettiamo che comprate anche un marchio di calze. Devo trovare la calza giusta. No, e che cosa hanno davvero? Io sono affascinato perché sono bellissime. Ma scusa, allora, è un segmento di mercato, tra l'altro anche Giuseppe, questo segmento è uno dei primi che l'ha capito, cioè la sneaker, la scarpa da ginnastica non è più qualcosa che metti solo per fare sport, è qualcosa che sta entrando, come diciamo, come trend, come un prodotto di tutti i giorni. E quando diventa un prodotto più di tutti i giorni c'è una segmentazione del mercato, ci sarà sempre qualcuno che vuole qualcosa un po' più esclusivo, un po' più diverso. Golden è un'azienda che ha una grossa creatività, una grossa capacità creativa, tutto made in Italy, credo che sia una delle pochissime scarpe da ginnastica che sono made in Italy, che questo ha la sua capacità, una capacità di personalizzazione, di fare cose un po' uniche, serie limitate, quindi la gente vuole sempre qualcosa di esclusivo. Io credo che il consumatore di oggi vuole qualcosa di particolare, insomma, quello di fasce alte. Quindi è un segmento che secondo noi ha come, diciamo, trend degli elementi positivi, e pensiamo che l'azienda sia ben equipaggiata. È un'azienda che, per tornare a quello che dicevamo prima, ha necessità, secondo noi, per raggiungere il suo pieno potenziale, di essere strutturata. È un'azienda che era cresciuta molto rapidamente senza particolare struttura, solo sulla potenza del suo prodotto. Per fare il passo ulteriore bisogna strutturarla, ed è quello a cui stiamo lavorando, anche divertendoci. Noi ovviamente siamo stati su un ambito locale, come si dice nelle trasmissioni che vengono viste soltanto da una parte del territorio, però voi rappresentate in realtà delle realtà internazionali. In questo momento l'Italia, protagonisti del private equity che guardano al sistema mondo, che cos'è in termini di rischio e di opportunità? Bonomi prima. È un momento di svolta importantissimo, cioè o qui le cose si mettono
nella parte positiva, cosa altamente probabile, basta guardare Milano, se tu dai un po' di ossigeno al sistema Italia, come sta succedendo in questo momento, c'è un, vedi la parte, diciamo, imprenditoriale, creativa che sta crescendo. È un momento critico, non bisogna sbagliare, secondo me, i prossimi mesi, perché ci sono molti, il momento che tu apri l'internazionalizzazione sono dei vasi comunicanti, ci si mette un secondo a passare da una parte all'altra. Per cui è un momento sia per il brand Made in Italy, sia non tanto per il design, perché Milano è la capitale, ma sia anche per tutta la parte, diciamo, più fashion, è un momento critico. Per cui l'Italia è interessante, ma dobbiamo giocarci bene i prossimi 12 mesi. Io sono un po' più ottimista di Andrea. Che già era abbastanza ottimistello. Nel 2013-2014 gli investitori internazionali avevano messo una croce sull'Italia. Troppo rischiosa e ci sono tante altre opportunità. Se noi vediamo quello che sta avvenendo, trainati dall'Europa, che in generale l'Europa sta andando meglio di quello che molti avevano previsto, e quindi diciamo che c'è un fattore anche un po' di traino di cui noi stiamo beneficiando, e quindi oggi non percepisco più nessuna preoccupazione per l'Italia, che era il primo freno, e quindi questo è qualcosa che ha trasmesso, secondo me, grande ottimismo e grande confidenza. È veramente, è sicuro che possiamo farci male da solo, quindi sono d'accordo con Andrea quando dice che sta andando bene, ci abbiamo il traino internazionale, le cose da noi stanno cominciando ad andare bene, possiamo solo noi, cosa che siamo sovente molto bravi, a fare in modo che questo torni indietro. Ma oggi i capitali internazionali vedono l'Italia in maniera molto positiva. Però a te, Bonomi, vi faccio una domanda, perché uno che sta a Londra... avremo dei vantaggi dalla Brexit? Mors tua vita mea in questo caso. Abbiamo dei vantaggi in quello che sta succedendo in giro per il mondo. Cioè, di colpo l'Italia è passata da essere uno dei paesi più instabili a una meraviglia di stabilità, se la vuoi guardare in questo senso. Cioè, l'Inghilterra, che è un nostro competitor dei più forti, che fa la Brexit. Gli Stati Uniti, che sono diventati un po' strani. Per cui l'Italia ha uno. Ma chissà perché. No, ma però se uno la guarda indietro, quante volte ti capita di avere questa opportunità? Cioè c'è l'allineamento dei pianeti, come si dice? Beh, prima eravamo un basket case, adesso ce la giochiamo. Abbiamo ancora dei problemi, abbiamo le banche che non sono forti abbastanza, che sono antiquate, abbiamo un sistema politico che è quello che è, ma però diciamo non è che siamo poi completamente in un'altra partita. Come dicevi tu prima, 5 anni fa eravamo completamente in un'altra partita, eravamo altro che in... E l'anno prossimo, se veniste qui, se Pan Bianco vi incastrasse ancora... Cosa vorreste? Provarci ci prova di sicuro. Ma mettiamo che voi sventurati rispondiate come la monaca di Monza. E cosa spera di poter raccontare De Benedetti? Cosa spera di poter raccontare Bonomi? Di nuovo, ovviamente, rispetto a quello interessante già detto fino adesso in queste nostre. Ma io spero che ci siano più aziende. Noi abbiamo in questo settore, ma è un male un po' italiano, abbiamo tantissimi bravissimi imprenditori che sono capaci a fare il primo passo, non sono capaci a fare il secondo passo. Cioè noi abbiamo aziende, arrivano adesso per usare un numero, arrivi ai 100 milioni di fatturato, che a livello globale sei piccolo, e poi ti fermi perché sei un imprenditore che pensi che sei l'unico che è in grado di farlo, che sei l'unico che capisce che devi fare tutto tu, non sei bravo ad attrarre talento dentro le aziende, e da solo neanche Mandrake è in grado di farlo. E quindi io mi auguro che noi, ma non solo noi ovviamente, ma tutto il sistema riesca a contribuire affinché queste aziende possano fare un salto, perché noi abbiamo un'enorme potenzialità, dobbiamo riuscire ad aiutare le nostre aziende a fare quel salto che gli manca. D'accordo, Bonomi? E cosa direbbe Bonomi tra un anno, che ha preso quelle altre due cose che ci ha già anticipato? Poi... Abbiamo un target, diciamo, nel settore, diciamo, moda, eccetera, di raddoppiare, per cui sono 1,5 miliardi in più di fatturato, che non è facile di fare in questo senso. Cioè, è quello che si chiama classicamente l'imbarazzo della scelta. No, non è facile, non è che l'imbarazzo della scelta, è che non c'è
non ci sono imprenditori che credono a, cioè le cose, quando le cose vanno bene, di creare una piattaforma globale, di creare, non è una cosa facilissima. Per cui lo vediamo nei prossimi mesi se ce la facciamo. A quel punto lì hai delle aziende che sono globali. Non puoi avere un'Italia che è fatta solo di aziende che hanno un imprenditore, un prodotto che è andato bene, diciamo. Il secondo step, quello che stavi dicendo tu prima, i nostri imprenditori hanno sempre avuto differenza. Per questo non hai aziende nel settore che sono veramente, veramente globali. E questo è anche un messaggio che voi lasciate in bottiglia per l'anno prossimo o per quando sarete di nuovo incastrati da Panbianco. Grazie. Grazie Benedetti, grazie Andrea Bonomi. Grazie. Sei stato gentile. Ah no, hai visto?